Spruzzate ancora il primer. Ripulite con la pistola d'aria la parte interessata, poi inserite il bicomponente nella tazza della pistola a spruzzo. Chiudete il tappo e date 3 mani di fondo. Infine lasciate asciugare. Passate poi a carteggiare non profondamente ma solo per opacizzare con la levigatrice con la carta vetro a grammatura 360x1000 posizionando il paraurti su 2 cavalletti. Passate poi una spugnetta abrasiva bagnata e ripulite con la pistola ad aria. Coprite poi con lo scotch carta le parti da non verniciare. Inserite la vernice opaca all'acqua nella pistola a spruzzo e sfumate la parte trattata, dopo averla pulita con il pulitore all'acqua. Lasciate asciugare per poi spruzzare in 2 mani il colore bicomponente alle dosi indicate dal colorificio, ricordandovi di filtrarlo prima di inserirlo nella pistola. La mano successiva sarà di componente trasparente e diluente. Quindi lucidate con ovatta e pasta abrasiva sempre più fine, compiendo un movimento circolare. Togliete la pasta in più con del polish da sbattere e versare su dell'ovatta. Lasciate agire per 5 minuti, poi toglietelo con un panno. Lucidate con un flessibile a tampone duro con pasta abrasiva a grana grossa. Individuate a questo punto i graffi non profondi presenti sulla carrozzeria. Applicateci sopra della pasta abrasiva stendendola con l'ovatta. Quindi togliete i residui con il polish, lasciate asciugare la carrozzeria e ripulite il polish con uno straccio.